Ciao e benvenuto. Oggi facciamo lezione di reformer. Sdraiati bene sul lettino, piazza bene tutto il corpo, appoggia i piedi alla pedana bassa e inspira. E quando butti fuori, porti la testa di lato. Il naso cade e si porta dietro la testa. Inspira in centro, butta fuori, gira la testa. Mobilizza anche la pancia. Adesso inspira, porta sul naso e butti fuori, lo porti giù. Inspiri, lo porti su e butti fuori, lo porti giù. Non alzare la testa, non muovere le spalle, solo una mobilizzazione profonda della colonna cervicale. Adesso porta tutte e due le mani sulla fronte con i palmi verso l'alto, i gomiti bene aperti, le spalle sono giù. Inspiri, quando butti fuori, spingi le mani sulla fronte, la fronte sulle mani. Da 1 a 10, forza 2, una piccolissima spinta solo per sensibilizzare i muscoli del collo. Ricordati sempre che il collo è una parte delicata, non devi assolutamente sentire male. Adesso porta tutte e due le braccia verso il soffitto con i palmi che si guardano e allontanerai le scapole come se dovessi andare a prendere qualcosa sul soffitto e poi le riappiccichi al lettino. Allontana le scapole, porta sulle mani, appiccica le scapole al lettino, attiva gran dorsale e spingi giù. Occhio a non muovere la pancia, non inarcare la schiena in questa parte di lavoro. Ok, adesso prendi il ginocchio destro al petto, stendi la gamba sinistra, tira e lascia il ginocchio destro, spingendo il piede sinistro con il tallone lontano lontano. Mobilizza bene l'anca, tieni giù le spalle e i gomiti aperti. Adesso lascia un attimo la gamba, senti come appoggiano, poi la riprendi da sotto il ginocchio, appiccica bene la coscia alla pancia, stendi la gamba fin dove puoi senza allontanare la coscia dalla pancia. Stendi e piega col tallone che spinge lontano e il piede dritto. Le spalle sono sempre giù e i gomiti sono sempre aperti. Stendi bene, non forzare, ma fai un lavoro profondo. Lascia giù la gamba. E poi prendi l'altra e fai la stessa cosa. Prima il ginocchio al petto. Tira e lascia e poi mani sotto il ginocchio, coscia bene appiccicata alla pancia, stendo e piego. Sempre giù le spalle, sempre i gomiti aperti. Senti il lavoro profondo della parte dietro della coscia. La gamba sotto è sempre controllata, mi raccomando, non te la dimenticare. Adesso,
mani alla coscia, gamba in posizione della sedia, spingi la coscia nelle mani, le mani nella coscia. Le spalle sono sempre giù, i gomiti sono aperti. Senti l'attivazione degli addominali spingendo la coscia nelle mani, le mani nella coscia, gran dorsale e addominali si attivano. Questo ci servirà poi per fare gli esercizi con la corretta postura. E poi cambia gamba. A sinistra uguale, gomiti aperti, spalle giù, le mani spingono la coscia spinge nelle mani. Attivo gli addominali, sento il piazzamento del bacino. E poi lascio. Stendi un attimo tutte e due le gambe, riposa un secondo e poi appoggia i piedi sul reformer. I talloni sono uniti, le dita dei piedi sono leggermente separate, stendi e piega. Inspira stendendo, butta fuori piegando. Cerca di tenere il bacino fermo e di controllare il movimento sia all'andata che al ritorno. Quando vai non sbattere le ginocchia, quando torni non sbattere il lettino. Le mani sono bene appoggiate, le spalle sono bene aperte, il collo non sta facendo niente, eh? Mi raccomando. Ok, adesso appoggia il centro del piede all'arco plantare e fai la stessa cosa. Inspira, stendi, butto fuori, piega, le mani sono bene appoggiate, le spalle sono aperte, le ginocchia sono controllate all'andata e al ritorno controllo la chiusura del carrello che non deve sbattere. Il collo è sempre rilassato. Prenditi il tempo di fare un lavoro profondo. E poi appoggia i talloni per fare l'ultima ripetizione. Sempre uguale, con i talloni appoggiati, controllo sia l'andata che il ritorno. Fai con calma l'esercizio, è un esercizio di controllo, non tanto di forza. Quindi prenditi il tempo per controllare sia il respiro, che la postura, che l'andamento del carrello. Ricordati sempre che quando devi spostare i piedi, quindi cambiare la posizione dei piedi, lo devi fare a carrello chiuso. Adesso prendi tutte e due le ginocchia al petto e rilassa un attimo. Disegna un po' dei cerchi con le ginocchia per mobilizzare bene il femore all'interno dell'anca. E rilassa la schiena. Abbiamo detto che è stato un lavoro di controllo, quindi abbiamo bisogno di rilassare. Adesso appoggia i talloni agli angoli della barra con le dita leggermente aperte. E stendi e piega. Fai la stessa cosa. Questa volta butta fuori l'aria quando stendi. Mi raccomando, occhio al ginocchio che deve essere in linea con le dita del piede. Non fare andare le dita in una direzione e il ginocchio nell'altra. Controlla bene. Anche qui controllo del carrello sia all'andata che al ritorno. E non inarcare la schiena, mi raccomando, la schiena è sempre bene appoggiata al lettino.
Appoggia tutte e due i metatarsi. Alza le caviglie per bene, come se avessi i tacchi. Stendi e piega. Una gamba per volta e fai il running. Spingi il tallone, la gamba che piega alza il tallone, quella stesa lo affonda al di là della sbarra. Cerca bene di mobilizzare tutta la tua caviglia, sia in su che in giù, flesso e estensione della caviglia. E poi tutte e due le caviglie insieme, su e giù. Tacchi altissimi e poi affondo i tacchi come quando in estate c'è il cemento caldo. Piega le ginocchia, chiudi il carrello. Appoggia il centro del piede sinistro alla barra, la gamba destra tesa, stendo e doppio calcione con la destra. Tieni bene il piede destro dritto, doppio calcio e piego. Sempre controllo sia l'andata che il ritorno, il ginocchio sinistro è controllato all'andata, il carrello è controllato al ritorno. E poi cambio gamba. Centro del piede destro appoggiato alla barra e doppio calcione con la gamba sinistra tesa. Arriva fin dove riesci, non andare oltre, non piegare il ginocchio sinistro. Rilassa sempre il collo. Adesso, metatarsi appoggiati, stendo, ho tolto le due molle gialle, nel nostro caso puoi lasciare le molle light. Infila le cinghie nei piedi, stendi le gambe, porta su le gambe verso il naso e poi le porti giù. Fin dove puoi, non andare oltre le tue possibilità. Portale su finché le gambe rimangono tese e poi le porti giù fin quando puoi controllare il bacino. Adesso apri le gambe e rilassa e poi chiudi proiettando i talloni uno verso l'altro. Apri e chiudi. Apri e chiudi. I talloni si vogliono incontrare, le dita rimangono aperte. Adesso disegna dei cerchi grandi, porta le gambe verso il naso, quando non ce la fai più apri e riunisci in avanti. Mettiamo tutto insieme. Il bacino sempre bene fermo, le spalle rilassate. E poi dall'altra parte, apri, unisci al naso e porta giù le gambe tese. Apri, unisci al naso, giù le gambe tese. Apri, unisci al naso, giù le gambe tese. Apri, unisci al naso, giù le gambe tese e poi piega. Vai nella rana, talloni uniti, punte ginocchia separati, stendi e piega le gambe, sempre controllando molto bene sia l'andata che il ritorno. Il bacino è fermo. Le gambe sono basse quanto tu riesci a controllare oggi. Se oggi ti si inarca la schiena a tenerle a 45 gradi, puoi tenerle un pochino più su. Le mani ti devono dare una mano a controllare le spalle. Ora, prima una cinghia, poi l'altra, togli le cinghie dai piedi. Controlla bene, fai sempre questo movimento con calma.
Appoggia i piedi sulla pedana di legno, sulle braccia, inspiro, butto fuori, vengo su con la testa e giù con le braccia, come se avessi le cinghie nelle mani ma senza cinghie. Porto giù le braccia, vengo su con la testa. Risucchia l'ombelico, trattieni la pipì, butta bene fuori tutta l'aria. Le spalle sono lontane dalle orecchie e ho una mela sotto il mento. E se inizi a far fatica, è tutto normale. Le braccia in alto con i palmi che si guardano, le ginocchia in posizione della sedia, porta giù una gamba e poi l'altra verso la barra o la pedana di legno. In questo caso noi abbiamo tolto la barra. Controlla bene il bacino, il tallone va giù tenendo l'angolo delle ginocchia. Porta le ginocchia al petto, metti la palla sgonfia in mezzo alle ginocchia e porta giù adesso tutte e due le gambe insieme senza perdere la palla. Controlla bene la schiena a non inarcare. Se per te oggi questo è troppo difficile, puoi lasciare la barra e raggiungere con i talloni la barra e non la pedana di legno. Tieni bene giù le spalle dove le abbiamo piazzate all'inizio. Ok, adesso ci sediamo, mettiamo tutte e due le mani in avanti e facciamo una bella C con la schiena. Vado in retroversione, risucchio l'ombelico, guardo l'ombelico, trattengo la pipì e poi vado super dritta. Butto fuori, retroversione, guardo l'ombelico, vado indietro quanto posso. E torno su, i piedi sono appoggiati a terra, mi raccomando, dritti. Vado indietro, guardo l'ombelico e torno. Vado indietro, guardo l'ombelico e torno. E ancora, fai una bella C, mobilizza bene tutta la schiena. E se riesci, osa un pochino di più e vai un pochino più giù. Mani alle tempie, ruoto intorno alla colonna e torno e vado di lato con un doppio rimbalzo. Faccio i rimbalzini anche a sinistra. Ok. Metti le mani sulle tempie e ruota intorno alla colonna vertebrale. Tieni bene le ginocchia ferme. Ruota, butta fuori l'aria, tieni la schiena bene lunga e torna. Ruota e torno. Ruoto e torno. Ruota e torno. Torsione bene intorno alla colonna. A cavallo la gamba destra sulla sinistra e vado con tutte e due le ginocchia a sinistra e la testa a destra per rilassare la schiena. Piano piano torno, cambio l'incrocio e vado dall'altra parte. Stendo tutte e due le gambe, mani sulla pancia, mi rilasso, faccio dei respiri profondi e ci vediamo alla prossima volta.